Maurizio, ti ricordi la prima volta che sei entrato in questo spogliatoio? Tutto chiaro non ce l'ho, però mi ricordo che era il 2010 e arrivavo da un'annata che ero stato a Rimini e quando si presentò l'occasione di venire a Pisa accettai immediatamente. Era un po' diverso questo spogliatoio, sinceramente. C'era un'altra mobilia, ora diciamo uno spogliatoio per la categoria, insomma. Sono cambiate tante cose in questi anni che ti hanno visto quasi sempre a Pisa. Sì, sono stato 4 anni all'inizio dove sono venuto da giocatore, ho giocato più o meno, credo, su 50 partite in quei 4 anni e ora sono ritornato in un'altra veste, purtroppo l'età mi ha imposto di smettere, però ecco, sono ritornato volentieri, è cambiata naturalmente la società, ho trovato comunque un ambiente rinnovato in tantissime cose, anche se posso usare un aggettivo, anche più maturo, diciamo nel globale, dai tifosi alla società e tutti. E poi alla fine, insomma, questo porta ad avere dei risultati come tutti stiamo vedendo. Si dice spesso, a volte sono anche frasi fatte, che per un pisano giocare nel Pisa è una cosa particolare. Per te cosa ha rappresentato? No, se devo essere sincero, io addirittura quando avevo 20, 21 anni, nel 2000 insomma, 24 anni, la rifiutai Pisa, l'anno che qua c'era D'Arrigo e la società era già il Beppo Sarelli. Rifiutai perché avevo voglia di giocare e magari venendo a Pisa avevo meno occasione. Però sì, per me è stato un orgoglio, ecco, vestire la maglia del Pisa perché, come ho sempre detto, da piccolo venivo in curva con Comitato Mario e poi ritornarci e scendere in campo e essere protagonista, insomma, da giocatore, quindi per me è un orgoglio. L'esperienza di Pisa ti ha portato gioie e delusioni. Cosa ti è rimasto dentro dell'esperienza da calciatore? Da calciatore purtroppo una cosa tristissima e bella allo stesso tempo, perché la finale persa a Latina sicuramente è stata una botta tremenda. Però mi voglio ricordare il ritorno, quando si ritornò qui all'Arena, che era tardissimo e trovammo più di 400 tifosi a aspettarci, nel senso per ringraziarci, e noi alla fine eravamo noi che ringraziavamo loro perché insomma a quell'orario di notte venirci a aspettare è stata una cosa, ecco, bella, è un ricordo di quell'occasione, un ricordo bello. Dopo Pisa per te c'è stato anche lo spazio per l'esordio in Serie A, da vecchietto del calcio, si potrebbe dire. È stato il coronamento di una carriera. Sì, bravo, è stato proprio il coronamento di una carriera, una cosa che io ci ho sempre, sinceramente, ci ho sempre creduto. È chiaro che arrivato a 38-39 anni questa cosa si era un po' affievolita, però è venuto fuori, ecco, questa chiamata dell'Empoli e lì devo ringraziare Mauro Marchisio che mi chiamò per far parte dei tre e comunque quell'anno di Giampaolo è venuto anche l'esordio e infatti sto ricoprendo un record che nessuno mi toglierà più, che sono più vecchio a esordire in Serie Sei tornato a Pisa da tecnico, hai trovato un altro pisano, Riccardo Taddei, e un tuo vecchio compagno, Luca D'Angelo. Una rimpatriata, nel vero senso della parola. A. Sì, no, è stato anche, diciamo, il motivo, ecco, che in più che ho accettato questa cosa, perché conoscendo Luca, anche se sinceramente devo dire non è che ci sentivamo spesso, molto più con Marco Greco, però ecco, è stato anche quello un motivo per venire a lavorare qui a Pisa.
Si parla tanto dell'affiatamento che c'è nella squadra, ma anche nello staff tecnico e del legame che si è creato in città anche col mister, con Luca D'Angelo, che è un abruzzese, che però è molto vicino ai pisani. Cosa vedi in lui di vicino, di rapporto, di vicinanza e somiglianza con quelle che sono le abitudini nostre di un pisano? Luca, ripeto, lo conosco da 15 anni, anche di più. Luca è sempre stato così, parla poco, però quando parla dice le cose, ecco, vere, è un uomo vero. E forse, ecco, il popolo pisano apprezza proprio quel lato lì, oltre naturalmente a tutti i risultati, insomma, che ha avuto qui a Pisa. Però ecco, alla fine riconosce quell'uomo vero che dimostra tutti i giorni. E Maurizio Pugliesi che uomo è? Sono anch'io, dico sempre la verità e a volte non sono neanche apprezzato per quello, però sono così, umile, e ritornando al fatto dell'affiatamento con lo staff, è proprio quello, perché siamo tutti ragazzi veri che se c'è un problema ce lo diciamo, e quindi ecco, andiamo avanti con molta serenità. Se il Maurizio Pugliesi tecnico di oggi potesse dire una cosa al Maurizio Pugliesi calciatore che entrò qua dentro nel 2010, cosa gli direbbe? Ma io non avrei detto anche un po' prima, magari quando avevo 20 anni, magari che potevo pensare un po' di più a fare il calciatore invece di fare altro. E adesso il Maurizio Pugliesi tecnico dove guarda quando pensa al futuro? Si guarda sinceramente poco avanti, si cerca di migliorarsi tutti i giorni, di migliorare più che altro i rapporti con i ragazzi che sei a contatto tutti i giorni, e poi ecco di aggiornarti sui lavori per far sì che insomma i ragazzi prendano più spunto possibile, per poi andare a affrontare insomma le partite in maniera serena, e quindi ecco, io è poco che ho iniziato, specialmente con i grandi, e quindi per il futuro vorrei, ecco, migliorarmi questo. Si dice sempre la solitudine dei numeri uno, il ruolo di portiere è un ruolo particolare. Che emozioni, che vita si vive in mezzo a quei pali e vedendo gli altri correre e giocare? Sono le stesse che vivi quando fai l'allenatore. Io ho notato questa cosa, che magari con il settore giovanile viene meno per altri motivi, sei più attento ad altre cose. Con i grandi, io le emozioni che vivevo quando stavo in porta, cioè in campo che giocavo, di rabbia anche, di gioia, ora ce l'ho guardando insomma i ragazzi che alleno. E per dire, vivo anche le emozioni che vivono loro, se c'è una bella parata sono contento quanto loro, se non di più, e quando purtroppo ci sono degli infortuni sono triste, per dire, fino al giorno dopo, e questo mi succedeva anche quando giocavo. Poi a un certo punto mi si dà un taglio e si riparte, perché per fortuna dopo poco si rigioca. Però ecco, sono le stesse emozioni, insomma, sia da giocatore che da allenatore. C'è un Maurizio Pugliesi che un domani potrà sedersi dove sei te adesso e fare le stesse cose, o magari qualcosa di meglio rispetto a quello che hai fatto te? Parli nel settore giovanile qui a Pisa? Sì, stiamo lavorando con il mio collaboratore, con Leonardo Baldini. E vorremmo strutturare una bella cosa con tutti i giovani, in collaborazione naturalmente con tutti i preparatori e gli allenatori dei portieri del settore giovanile, per far sì, ecco, di far prima di tutto crescere tanto
proprio il settore giovanile per quanto riguarda i portieri, e poi sperare di trovare qualche talento dentro questi ragazzi che giocano già ora, comunque andarli a prendere anche da altre parti e far sì che qualche portiere del settore giovanile giochi in prima squadra. Chiudiamo con ti chiedo di giocare un po' con le emozioni. Quei due colori che sono dietro a te, il nero e l'azzurro, cosa rappresentano adesso per Maurizio Pugliesi? Rappresentano ora tutto, la mia vita, insomma, perché io sono dentro qui, mi sono immerso totalmente nel mio lavoro e anche più felice perché lo faccio in un ambiente dove vorrei essere sempre stato. Come ho detto prima, da bambino venivo in curva, poi ho giocato in campo e ora sono dentro lo spogliatoio a fare l'allenatore. Quindi diciamo a sprazzi, però ha sempre un po' fatto parte della mia vita. Grazie Maurizio. A voi.